Si è svolta il 10 luglio la cerimonia di commemorazione di mio nonno, che è stato assassinato 42 anni fa dal terrorismo di matrice fascista nel suo caso. Devo dire, è stata una cerimonia partecipata e questo ci ha fatto piacere, soprattutto perché è partecipata ancora molto dalle persone di quartiere, oltre che ovviamente dalle istituzioni che erano presenti in una notevole quantità e qualità. Però ecco, questa partecipazione alla cittadinanza mi sembra molto indicativa, soprattutto in un periodo in cui forse alla dimensione del quartiere, no, non si dà più importanza, si pensa che la nostra vita possa consumarsi in una piattaforma di qualche social network. E trovo molto indicativo che una rivista con una redazione che si occupa essenzialmente di innovazione tecnologica e dell'impatto dell'innovazione tecnologica nei vari settori della scienza, del diritto, del sapere in generale, dia spazio a un evento come questo, perché conferma che, dire, l'attenzione poi alla sensibilità e ai valori che stanno dietro all'istituzione tecnologica sono fondamentali e poi denotano anche, come dire, l'interesse scientifico di questa redazione, quindi la ringrazio per questo. Tra l'altro, appunto, lui, mio nonno, era molto, molto legato alla vita di quartiere, abitava a via Mogadiscio, tutti lo conoscevano, e sono strade di Roma dove spesso abitano i figli di persone che già ci abitavano, quindi ci si succede di generazione in generazione, e questa comunità che si è creata è stata la stessa comunità che nel 2011 ha fatto una campagna mediatica molto forte sul Corriere della Sera per far apporre una targa nel luogo in cui avvenne l'omicidio, perché avvenne in un angolo di una strada e i cittadini a quel punto, in cui di quel punto c'era un palazzo, dopo un certo numero di anni si sono chiesti: ma perché qui non c'è un segno, no? come le pietre miliari delle antiche strade consolate, ma perché qui non abbiamo una lapide che segna e che fa parlare un po' questo luogo, così che chi passa, come dire, calpestando inconsapevolmente quell'asfalto sa che su quell'asfalto è avvenuto uno dei fatti di maggior rilevanza poi degli anni 70. Nonno Vittorio è stato il primo a indagare sulla loggia Propaganda 2, aveva individuato tutta una serie di connessioni tra i sequestri della malavita organizzata romana e appunto le logge massoniche e a loro volta il finanziamento del terrorismo. Insomma, era una storia che in quegli anni ha avuto un impatto, un'importanza, ma ripeto, lo dico come cittadino, non assolutamente come nipote di, un'importanza notevolissima. Ecco, che di quella storia, che del fatto che culmina quella storia, che poi è chiaro che noi vogliamo ricordare nonno Vittorio per quello che ha fatto in vita e non solo per la tragica fine, però è chiaro che la tragica fine poi che culmina la sua opera deve essere in qualche maniera anche fisicamente ricordata, secondo me, anche perché, e qui vengo a un discorso che è emerso durante la cerimonia, anche perché appunto col passare del tempo finiscono e si diradano sempre più naturalmente le persone che di quella vicenda hanno un ricordo diretto. E se penso ai miei coetanei, io ho 30 anni, sono in pochi, ma senza loro colpa, ad avere una conoscenza di quei fatti. Ora, parliamoci chiaro, si vive benissimo pur senza sapere chi sia il giudice Occorsio, non è, come dire, si può vivere con gli stessi valori pur senza uno che uno lo conosce, ovviamente. Però il fatto che manchi, come di lui, delle tante vittime, dei tanti magistrati soprattutto, che sono morti nell'adempimento del loro dovere per combattere contro un insieme gommoso di resistenze che si erano venute a creare nel sistema democratico, ecco, il fatto che uno
cresce ignorandolo totalmente. E ripeto, se io non fossi stato impregnato di questa vicenda familiare, probabilmente anch'io sì, ne avrei saputo qualche cosa, ma sostanzialmente per caso l'avrei ignorato. Secondo me ci rende più poveri, nel senso, abbiamo questa ricchezza nel nostro patrimonio nazionale in un periodo in cui si evoca tanto, riempendosi la bocca, sovranismo nazionale, italianità, eccetera, ma cos'è l'italianità a parte, come dire, la difesa dei prodotti ittici o agricoli, che per carità amiamo tutti quanti? Cos'è se non quel portato di valori e di storie che poi hanno disseminato purtroppo gli anni 70 di morti, ammazzati, lasciati sostanzialmente nella, come dire, nell'incuria? Cioè, se penso che nel luogo dove c'è una targa, dove si è svolta la cerimonia, Villa Leopardi, c'è una targa, una lapide in una aiuola molto bella che aveva fatto mettere il municipio anni fa. Ecco, quel luogo è, mi raccontavano, perché io non lo frequento tutti i giorni, ma mi raccontavano degli anziani, che, perché c'è un centro anziani in questa Villa Leopardi, e mi diceva: ma qui siamo noi a venire con le forbici a tagliare le erbacce, no? E a preservare questa aiuola dall'incuria. Ecco, ma io mi chiedo, ma se non ci fossero questi signori, che probabilmente lo fanno, uno perché, come dire, gli fa piacere stare insieme e fare, impiegare in questo modo il loro tempo, ma due perché si sentono di appartenere a quel mondo lì, se non altro per ragioni anagrafiche. Ma quando questo sarà finito, cos'è? Siamo destinati a stare tra le erbacce? Mi sembra francamente, ripeto, sciupare un patrimonio che invece andrebbe valorizzato proprio in nome di quell'italianità che si va tanto sbandierando da qualche tempo.